Era cominciata come tante altre volte, con l'Atalanta tutta in avanti e gli avversari che si difendevano con ordine e ogni tanto azzardavano qualche contropiede. Poi finalmente, alla mezz'ora, il giovane marocchino, ben servito da tavola, supera Conti e segna. Agli atalantini questa rete sembra la fine di un incubo che li perseguita dall'inizio del campionato. Infatti l'Atalanta era l'unica squadra che non aveva mai vinto. La Roma reagisce, ma senza troppa convinzione, perché è troppo impegnata a contenere la pressione dei bergamaschi, scatenati anche nella ripresa. Tavola conclude quest'azione sfiorando il raddoppio, che giunge poco dopo. Mastropasqua controlla bene, poi smista in area di rigore, dove irrompe Rocca che in tuffo di testa mette imparabilmente alle spalle di Conti. Ha avuto ragione Titta Rota a puntare su una squadra d'attacco che ha messo in difficoltà la Roma, apparsa incapace di tenere il ritmo che i bergamaschi hanno imposto alla partita. Dopo il 2-0 l'Atalanta si fa più guardinga e la Roma si spinge in avanti con maggior penetrazione, facendo correre qualche pericolo a Bodini, come in questa occasione con Casaroli. Poco prima della fine l'Atalanta potrebbe passare ancora. Punizione dei nerazzurri, Vavassori si trova a contatto con Conti, che è bravo a sventare la minaccia. Per gli atalantini una vittoria molto importante, che dovrebbe rilanciare la squadra. Per la Roma un risultato che la mette in guardia dal compiere altri passi falsi.